Se voi vi ricordate qualche bel video di Knuckles, il famoso sei Rob, quello che avete appena visto è un meme. Ma in realtà la storia di questo meme ha origine in una delle vicende giudiziarie più interessanti della storia del nostro paese, che non a caso è quella di Knuckles. Chi è questo animale? Che cosa fa? Knuckles aveva preso tutti quanti i nostri video, li aveva rimontati. Si tratta di crimini atroci, infami e legati alle peggiori perversioni. Come avrete notato, mancano ancora diversi minuti alla fine del video. Quindi, che cosa succede? Succede che lo sponsor di oggi, che conoscete molto bene, e si tratta di Mario Giordano. Donato! Donato, Donato, Donato! La... Donato! Ma come? Anche tu sei rinchiuso qui dentro! Donato! La scatola di plexiglas! Tu sei quella persona orribile che ha devastato! Marco! 5 euro! Effettivamente con il suo aiuto avremo davvero un gran vantaggio! Che cosa? 5 euro! Ma com'è possibile? Tu lo conosci? Lo conosco da un sacco di tempo! Conosco perfettamente il suo punto debole, o meglio il suo segreto! Molti soldi, 2 per me, le patete! Non ha importanza, liberiamolo subito! Compreso Jinbei, abbiamo con noi 7 membri della flotta dei due. E questa verrà chiamata la famosa pista sarda. Nei processi che vedrete troveremo ogni cosa: dialetti, bestemmie, modi di dire, bestemmie, sangue, orrore, morte, sceneggiate in aula, serpente velenoso, bestemmie, all'improvviso, dalla hash alla cantinetta, toscani e disperazione. E questa verrà chiamata la famosa pista sarda. Se vi sembra una cosa all'americana, è perché lo è. Prima di cominciare, il 16 dicembre 1982 uscirà il mio romanzo Kill Giulio 82, seguendo le vicende di una ragazza che dovrà affrontare un mondo devastato da Andreotti, detto anche il Gobbo o prima lettera dell'alfabeto. Perché sì, c'è sempre lui di mezzo, ogni volta c'è sempre lui. L'uomo o uno degli uomini che ha banchinato Knuckles. Così arrogante. Un killer seriale con violenza, sangue, accanimento di cazzo. Un uomo che davvero probabilmente sarà capace di tale rabbia, furore. È una perfetta metafora della storia del nostro paese. Un incubo che si trasforma in bestemmie, in modi di dire. Quindi erano essenzialmente 3 i punti fondamentali del piano. Primo punto, secondo punto, terzo punto. Strike direttamente a Knuckles. È capitato che andavate fuori lei e... Conosco Knuckles da anni, signor Massimo, giudice Massimo. E ho cercato di dirvi... Abbiamo cercato... Rifaccio. Com'è possibile che la corte abbia creduto della gente del genere? E intorno a questa gente non c'è nessuno mai di veramente lucido. C'è quello che non ti dice nulla perché non ti vuole dire nulla. C'è quello che dice il falso perché non ti vuole dire nulla. C'è quello che gli aveva fregato una cesta di cachi. L'ho aiutato varie volte. Siamo andati insieme sulla sua astronave. E abbiamo anche salvato alcuni dei multiversi. È stata una bella esperienza. Ma però, da lì in poi, Knuckles è cambiato. Intanto sono accadute 2 cose molto importanti. La prima cosa è che si inserisce all'interno di questa vicenda l'FBI. Infatti da Quantico arriva una profilazione psicologica di Knuckles. Va a definire questo come un killer seriale spinto da impulsi sessuali, ma soprattutto da impulsi sessuali. E questa è una conferma molto importante. E questa verrà chiamata la famosa pista sarda. Quello che ha fatto è stato qualcosa di davvero terribile. Io l'avevo pregato di non farlo, gliel'avevo detto, ero lì davanti e lui senza alcuna esitazione e indignazione lo ha fatto. Mi piacciono le scale. Signor Jupiter, Knuckles ha bruciato la sede di YouTube Italia perché se non bruci la sede di YouTube sei un coglione. Cioè, siamo tutti d'accordo, no? Però ho apprezzato questo modo molto kafkiano di fare le cose, capito? Lui è tipo così. E salta subito fuori un nome, che è quello di Pietro Pacciani. Ora, chi è Pacciani? Pacciani è un contadino di Mercatale, quindi abbiamo davanti un personaggino. Pacciani muore.
Ma non finisce qui. L'Italia è quella degli anni Ottanta e i pantaloni a zampa d'elefante hanno lasciato posto agli anni di piombo. La località si chiama eccetera eccetera. Guardano molta TV, ce ne sono tanti di canali adesso. Seguono gli indovinelli di Pronto Raffaella. Guardano le gag di Pronto Raffaella. Guardano i monologhi di Manuela Fanelli. Canne tutto intorno, alberi di olivo e filari di paninari. Però ragazzi, bisogna anche dire una cosa. Mario Giordano, in ogni caso, è un grande giornalista. Torniamo alle indagini. La squadra di Giutta riprosegue le indagini, facendo delle intercettazioni telefoniche all'interno di questa allegra brigata. E che cosa fanno questi amici? Beh, hanno piantato più di 1,5 milioni di alberi, che è una cosa veramente deliziosa. Ed è qui che si sviluppa la quarta pista. La pista dei mandanti. Avevamo una parte minoritaria della popolazione che lottava per i diritti, anche una lotta culturale contro gli uomini della loggia nera. E dall'altra parte c'era lo Giulio Andreotti. Ha un sano, delizioso, squisito disprezzo nei confronti dell'umanità. Ma prima, nel 2004, sono stati desecretati alcuni documenti cannabis da americani che spiegavano come in realtà Giulio Andreotti è sereno. La notizia è falsa e calunniosa. E i giudici condannano Andreotti a un totale di più di 400 anni di carcere. E questo è veramente... Non è un dettaglino. Cioè, quest'uomo si ricorda di essere andato con il Lotti a Firenze a farsi il girettino e la Ghiribelli che sono tornati intorno alle 11 di sera. Che... I calci, i pugni! Che c'era la luna piena, buona per i funghi, parole sue. E non si ricorda di aver fatto a pezzi circa 900.000 persone, piante e animali. E ancora non si sa chi ha commesso questi atroci omicidi. Non c'è nessuna prova. Quindi se volete fare un bel regalo di Natale, perché non regalare fotografie di donnine nude con i genitali sottolineati a matita, quaderni con ricette di magia nera, disegni assurdi e animali impagliati.